attimo, un attimo. Calma. Stai calmo. Vado? Vai. Avvocato, Cavalera inizia la campagna elettorale, lei ha aperto questa conferenza stampa rispondendo agli attacchi in settimana degli avversari. Perché? Ma, perché credo che sia legittimo da parte mia, insomma, difendere la mia onorabilità personale. Guardi, io credo che i cittadini siano stanchi di sentire le cose. I cittadini hanno bisogno che ci sia qualcuno capace di intercettare i loro bisogni e di risolverli. Una politica del fango, una politica dell'attacco, oggi come oggi, in una città in profonda crisi, non ha senso. D'altronde mi sembra di capire che sia l'unico loro leitmotiv. Evidentemente non hanno nulla da proporre alla società di aprirsi per il rilancio della nostra città. Non è difficile perdere un ossatore importante come l'ex, ormai ex vice coordinatore provinciale, Oggiano e quant'altro? No, assolutamente no. Lui aveva già fatto una scelta da tempo, secondo me avrebbe dovuto, come dire, renderla più chiara fin dall'inizio, anche per un fatto di coerenza sua personale. È una scelta personale che io, diciamo, prendo come tale. Quali sono gli avversari principali? 5 Stelle, centro-sinistra? No, nessuno, ognuno conduce la propria campagna elettorale come meglio crede. Noi siamo convinti di avere un forte programma. Io ho parlato della costituzione di un gruppo tecnico di lavoro che vede figure di alto profilo internazionale, che sotto la mia guida politica e la guida politica della mia coalizione presenterà per Brindisi un progetto chiamato BEST, il migliore. Brindisi Energy School and Training, che avrà come effetto immediato un impatto sul sviluppo della città, sul lavoro, sull'economia e sugli investimenti privati. Nicolai Aproni, la sua prima uscita, la sua intervista, sul rinnovamento, ma visto la sua coalizione, tutto il passato dietro, come giustifica questa frase? E infatti confermo di essere io il rinnovamento, il garante della stabilità della mia coalizione sono io. Chi governerà Brindisi sono io. La politica e il Consiglio Comunale svolgerà una funzione di garanzia, di copertura e di coordinamento, ma il governo e le scelte amministrative di programma sono ampiamente condivise e sono sotto la mia esclusiva responsabilità. Ma nelle altre coalizioni lei ritiene ci sia un reale rinnovamento a questo punto? Non ho capito la domanda. Nelle altre coalizioni lei ritiene che ci sia un reale rinnovamento? No. Nella maniera più assoluta, il problema del rinnovamento o di una, come dire, compagine, insomma, ma dobbiamo pensare che Giullo sia il nuovo? Insomma, ditemi voi, dobbiamo pensare che anche Serra, che ha avuto delle altre esperienze politiche con altra casacca, sia il nuovo? Dobbiamo pensare che il nuovo sia Ferruccio di noi? Insomma. E notizia dell'altro giorno che l'ex sindaco Carluccio sosterrà proprio la coalizione di Giullo, cosa ne pensa? Guardi, io ho letto la dichiarazione di Angela Carluccio. Intanto è una dichiarazione interessante, il che, diciamo, depriva di senso il suo intervento. Fa una dichiarazione che è interessata, noi ne prendiamo atto, insomma. E lei, secondo me, commette un errore di fondo, forse perché non lo sa. L'errore di fondo che commette sta nel fatto che dice: hanno preso una persona della società civile. Angela non sa probabilmente che io nel 95 sono stato candidato a Brindisi su indicazione specifica venuta da Roma e non ho mai cambiato casacca. Non mi sono più ricandidato, ma non è che io non abbia fatto nel corso di questi anni attività politica sempre all'interno di Forza Italia. Questo è un dato che evidentemente Angela Carluccio non conosce. Nel programma si parla del taglio della TARI, evidentemente. Sì, noi dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti. I rifiuti sono una ricchezza importante che noi oggi buttiamo in discarica. Attraverso la chiusura del ciclo dei rifiuti otterremo una città a rifiuti zero e otterremo quella ricchezza necessaria, la cui finalità io la devo destinare esclusivamente ad abbattere del 50% la carica. Cosa vuole fare con Enel? Ma guardi, Enel ha un suo programma di dismissione e dal 2025 le idee ci saranno, bisogna ovviamente aprire un tavolo di confronto con Enel, ma credo che sia troppo presto. Progetti. Prego. Come immagina la sua squadra di governo? In che senso? Ha già pensato ad una squadra di governo, come dovrebbe strutturarla, come dovrebbe comporla? No, non ci abbiamo ancora pensato. Ci saranno anche nel governo, ci saranno
delle persone che si sono rese disponibili ad assumere il ruolo di assessorato della città di Brescia. Lei è anche attaccato dalla Regione Puglia per delle scelte che hanno danneggiato il territorio brindisino. Beh, guardi, io ho detto in maniera molto chiara che noi dobbiamo difendere il nostro sistema logistico intermodale fatto dal porto, dall'aeroporto, dalla ferrovia e dal sistema viario. Non comprendo come Bari possa vedere di buon occhio l'apertura al traffico civile dell'aeroporto di Grottaglie, che dista una manciata di chilometri da quello di Brindisi, se non in una prospettiva di affossare un aeroporto meraviglioso che è l'aeroporto dell'Oriente. Il discorso delle periferie, un po' tutti i gruppi hanno posto come primo punto del programma la rivitalizzazione delle periferie. Ma tutti ne parlano, però da tanti anni, ma nessuno poi realizza niente. È venuto il momento di farlo. Mi fa piacere che questo sia un punto centrale anche per gli altri.